No, che abbiamo subito un gol un po' troppo presto e soprattutto che abbiamo preso il terzo gol su in contropiede. Ne abbiamo presi due, il primo e il terzo. E forse questo è un po' un errore che abbiamo fatto principalmente. E poi la qualità, c'è la stanchezza finale, gli ultimi 20 minuti la qualità superiore del Pescara è uscita e abbiamo fatto fatica poi a riproporci, se non una bella grossa occasione con doppia, con Chiaretti e Pobega che è andata fuori veramente di poco. Ma il Pescara ha fatto bene, fa girare palla bene, ha buona qualità. E diciamo che dopo il 2-2 hanno sempre fatto partita, ma come nel primo tempo non è che avessero creato tantissime occasioni. È uscito questo terzo gol in contropiede che lì invece paghiamo un po' di inesperienza, l'abbiamo pagata. E poi mi spiace anche un po' il quarto perché insomma è finita la partita, 93esimo e c'era anche un falletto per noi lì davanti, insomma Eroldi non l'ha visto, però pazienza, non è quello che ha cambiato l'incontro. Ma diciamo che ci sta, che ha fatto la sua partita e ha vinto, no? Se per tre quarti di gara avessimo portato a casa anche noi il fine primo tempo, il risultato ci stava uguale, quindi hanno vinto con merito perché hanno vinto e bisogna fare i complimenti, è un'ottima squadra.